bentrovati e benvenuti nella cucina di Oro Caffè. Oggi vi presento uno zuccotto semifreddo. Vedremo tra pochissimo gli ingredienti. A questo abbineremo un caffè monorigine Perù. Mai sentori, li scopriremo alla fine della ricetta. Vediamo subito quali sono gli ingredienti. Per creare uno zuccotto della forma ovviamente a cupola e scegliamo una ciotolina di 12 cm, serviranno 125 g di mascarpone, 50 ml di panna fresca da montare, 30 g di zucchero, 20 pavesini e ancora del succo di pesca, ne bastano 200 ml, poi ne avanzerà, ma scegliamo questa quantità, un cucchiaio di rum e un uovo. Per guarnire poi serviranno delle chips di cioccolato e una pesca. Una parte della pesca va anche all'interno. E quindi sono pronta per preparare lo zuccotto alle pesche. Per prima cosa dobbiamo rivestire internamente la ciotolina, in modo che poi sia facile staccarla, perché lo zuccotto andrà in freezer per almeno 3-4 ore. Quindi posizioniamo all'interno la pellicola trasparente, operazione molto semplice ed è subito fatto. A questo punto arrivano i pavesini. Mettiamo il rum all'interno del succo di pesca, mescoliamo con un cucchiaio e immergiamo i pavesini all'interno molto velocemente, perché non devono proprio inzupparsi, quindi ne mettiamo alcuni in questo modo, li giriamo e li appoggiamo momentaneamente su un piatto. Ed ora iniziamo a posizionare i pavesini all'interno della nostra ciotolina. Li mettiamo in verticale, in questo modo dobbiamo un po' anche sovrapporli, perché quando poi andremo a rovesciare la ciotolina dovrà essere bella completa. Nel caso in cui si spezzino un po', non vi preoccupate, perché il tutto andrà surgelato e quindi il risultato finale ci sarà. A questo punto montiamo la parte che andrà a farcire lo zuccotto. Quindi abbiamo il mascarpone, la panna da montare e lo zucchero. Mettiamo lo zucchero all'interno del mascarpone, generalmente si fa al contrario, ma in questo caso si stempera bene il mascarpone. Pertanto mi doto delle mie fantastiche fruste elettriche e possiamo partire. Montiamo il mascarpone insieme allo zucchero per alcuni minuti e infine ci versiamo l'uovo. Anche la panna va montata per alcuni minuti finché vediamo che è bella soda. E a questo punto inseriamo la panna all'interno del mascarpone e uniamo il tutto mescolando sempre dal basso verso l'alto, in modo che la panna non si disfi, non si smonti. Mettiamo momentaneamente da parte la crema e passiamo al taglio della pesca, perché all'interno ci saranno i pezzettini di pesca. La tagliamo in quattro parti e la separiamo dal nocciolo. Se la pesca non è abbastanza matura, ci aiutiamo con il coltello. In questo modo la posizioniamo sul tagliere e siamo pronti per creare i nostri quadratini. Quindi prima la tagliamo a fettine, vanno benissimo anche delle listarelle, insomma basta che i pezzettini poi siano sottili e si distribuiscano bene nella crema. Preparo poi già altre tre fettine che mi serviranno per guarnire lo zuccotto per la presentazione finale. Ed ora inserisco i pezzettini di pesca all'interno della ciotola e mescoliamo. E lo zuccotto ora verrà riempito con questa fantastica crema. È veramente, veramente invitante. Ecco qui, lo posizioniamo
e lo livelliamo. Poi se avanza un po' di crema al mascarpone ce la possiamo mangiare in un altro modo. E per concludere mettiamo i pavesini sopra in modo da chiudere completamente lo zuccotto stesso. Ed ora si può coprire con la pellicola restante e si mette in freezer per almeno 3 ore, ma qualcosa di più è consigliato. Trascorso quindi il tempo necessario, abbiamo lo zuccotto, ne togliamo la parte di pellicola, lo rovesciamo su un piatto e tenendo premuto in questo modo, ecco, la pellicola trasparente, l'abbiamo posizionato e voilà, bellissimo direi. Ed ora finiamo mettendo delle chips che taglierò a metà e le infiliamo sul lato, così, terminando con le fettine di pesca. E così l'abbiamo reso ancora un po' più colorato. Giovanni, siamo arrivati al momento in cui ci spiegherai i sentori di questo caffè Perù e chiaramente mi sono vestita in tinta con l'etichetta. Come sempre. Questo è un caffè splendido che arriva dalle Ande, siamo sui 1600 metri di altitudine. A queste altitudini il caffè praticamente produce dei sentori molto particolari che vanno dalle note un po' di malto e caramello fino anche a noce di macadamia un po'. E direi che secondo me con lo zuccotto che hai preparato queste note sicuramente si fondono a meraviglia. Tu mi dai sempre soddisfazione, Giovanni, quindi abbinamento anche questa volta riuscito. Ora vediamo come possiamo assaporare questo fantastico caffè. Questo caffè secondo me va fatto con il filtro anziché con la moka, proprio per esaltare ancora di più queste note aromatiche. Come sempre prendiamo in questo caso 15 g di caffè, andiamo a macinare il caffè, sempre la nostra mezz'ora di ginnastica. Ecco, giunti alla fine, ci prepariamo a fare il nostro filtro. E già si sente il profumo. Sicuramente. Prendiamo 250 g d'acqua, bella calda, bagniamo un po' il nostro filtro, eliminiamo l'acqua rimasta in eccesso. È un'operazione molto, molto, bisogna saperlo fare e quindi oggi lo impariamo. Questo è un po' più particolare rispetto alla moka, ma sicuramente ci darà delle ottime soddisfazioni. Andiamo a mettere giù il caffè sul filtro e a questo punto andiamo a bagnare con il caffè in maniera più possibile docile e costante. Eccoci. E l'operazione è terminata. Esatto, adesso andiamo a togliere ovviamente la parte sopra e siamo pronti per andare a degustare il caffè. Ecco. Momento sempre gradevolissimo, è quello che aspetto. Ecco. Grazie. Questi caffè sono davvero particolarissimi e si percepisce proprio la differenza tra l'uno e l'altro. Sì, in effetti degustando dei monorigine si ha proprio la possibilità di venire a conoscenza di un mondo veramente molto molto ampio che è quello dei caffè monorigine. È un po' come assaggiare tanti vini diversi uno dall'altro. Quindi è bene imparare a degustarli. Bene Giovanni, non ci resta che assaggiare lo zuccotto, quindi l'abbinamento diventa ancora più coinvolgente. Vi aspettiamo alla prossima ricetta!